Io devo chiedere scusa per questo sfondo, perché io ho i capelli bianchi, c'ho lo sfondo bianco di qua e non si vede dove finisce una cosa e comincia l'altra. Oggi voglio parlare del taglio del riccio. Benvenuto al mio canale. Ciao a tutte, io sono Mildred. Voglio fare questo video in italiano perché tratta di un lavoro, un servizio che faccio molto spesso nel mio negozio. E non so se vi ho detto, ma io ho un negozio di parrucchiere per capelli ricci e afro. Vicino alla città di Milano, a Monza specificamente. E io vorrei parlarvi un po' di cos'è il taglio. Il taglio del riccio è uno dei servizi che faccio di più. Cioè, tante persone vengono a farsi il taglio, a regolare il taglio, a fare il big shop, chi smette di farsi la stiratura chimica, la cheratina o la crema normale e vuole farsi il taglio, il grande taglio, che in quello che dove finisce il chimico e finalmente comincia a vedersi il suo capello naturale. Voglio parlare del riccio, del taglio del riccio, perché ci sono tanti miti nel mondo del riccio. E uno di loro è il taglio da asciutto o da bagnato. Io so che nel mondo riccio è diventato molto famoso il taglio da asciutto. Io particolarmente preferisco tagliare i capelli da asciutto perché il capello riccio da bagnato è molto bugiardo, soprattutto il capello riccio mosso, quando si lava, quando è bagnato, il pesto dell'acqua le fa diventare a volte liscio. E quasi tutte le mie clienti si lamentano di che vengono tagliati con i capelli bagnati e quando si asciugano si vedono molto più corti. Mi spiego. Se io taglio questo capello da bagnato, taglio questo qua, da bagnato ha una lunghezza differente. Se da bagnato mi arriva qua, adesso è umido. Se io voglio farmi una frangetta, io taglio qui, ma quando è asciutto mi si allunga perché si arrotola di più. Per cui io preferisco fare il taglio preliminare da asciutto quando arrivano con i capelli sporchi, diciamo. E fare più o meno il modellino, ma il taglio finale viene fatto già quando il capello è pettinato, quando io vedo già dove va il riccio, dove punta il riccio, perché bisogna prendere in considerazione persino le rose, dove va indirizzato il riccio, dove se ne vuole andare. Un taglio dipende anche da questo. Uno dei problemi che no, il 90% delle donne che vengono a tagliare hanno lo stesso problema ed è mi vedo piatta qua, mi vedo piatta qua o mi vedo piatta dietro. Dipende molto persino di come ci si dorme, se dormi con la pancia in su, se dormi di lato. Il problema del piatto qua sopra dipende dal peso del capello. Con un taglio scalato fatto bene, si può risolvere il problema, ma si possono fare delle magie con un taglio scalato. Le punte. Per tagliare le punte, io non so come fanno i parrucchieri convenzionali, con tutto rispetto ai colleghi, come fanno a tagliare le punte di un capello riccio bagnato. Come fanno a capire cosa devo tagliare io da questo riccio? Mi metto qua così si vede il contrasto. Se è bagnato. Bagnato non si vede. Faccio un esempio. Se io volessi tagliare la punta di questo capello qua, di questo ciuffo, chiamiamolo, questo boccolo, io da bagnato non potrei vederlo. Perché da bagnato io non sono liscia come una mossa, però da bagnato non si vede. Invece quando già è pettinato, che ha il suo leave-in, la sua crema senza risciacquo, si vede perfettamente qual è il capello che avanza, diciamo. Vedete come si arrotola e già qua viene un'altra, si vede quasi liscio. Cioè, questo boccolo va tagliato seguendo la linea del riccio praticamente in diagonale. Vedete? Ma questo da bagnato non si vede. Con un capello bagnato è impossibile vedere.
Si arrotola anche di più. Cioè, io adesso perché ho un capello crespissimo. Ma vedete queste parti qui? E a volte per tagliare le punte. Per far vedere la differenza basta togliere qualche boccolo, a volte non è necessario neanche tagliare tutto. Questo è un vantaggio che abbiamo noi le ricce. Guardate questo come è cambiato, se si vede anche più in ordine. Noi per questo difendiamo il taglio d'asciutto, anche voi a casa, se volete farvi un taglio di punta, una spuntatina, basta fare un po' di attenzione e si può togliere quella parte che avanza. Vedete? Quei ciuffi che escono, quei boccoletti che escono, che sembrano posseduti. Non so cosa fuori c'è. Non vedo, scusate. Ma per andare a fare un taglio per sistemare la chioma, io consiglio di andare da un professionista del riccio. Tagliarsi, spuntarsi un po' i capelli a casa un conto, ma dare la forma, dare la cura giusta, io consiglio di andare dai colleghi che sicuramente sono molto più preparati di chi non lo è, no? Da un'altra parte, voglio parlare del taglio con i capelli bagnati. Solo in una circostanza io faccio il taglio da bagnato ed è quando bisogna fare il big chop. Il big chop non è altro che il taglio che si fa quando la cliente si trova in transizione. Che vuole lasciare vuole smettere di farsi la stiratura e gli esce il capello naturale, arriva un momento in che c'ha la radice, però gli rimane il capello ancora con il chimico. Per tagliare quella parte lì, io lì sì che mi piace bagnare il capello, perché solo l'acqua fa capire dove è il punto dove inizia il capello naturale dal capello con chimico. Penso che in solo quella circostanza lì io sono fan del taglio da bagnato. Per il resto, persino le lisce che vengono da me, io finisco, faccio finire il taglio sempre già ad asciutto alla fine, quando si è fatta l'ultima passata di fond, quando già viene un po' d'olio di semi di lino, l'ultima è spuntata e è giusto farlo anche ad asciutto. Volevo solo fare questo video corto perché mi sono appena lavato i capelli, ho visto che volevo tagliare quelle puntine lì e volevo farvi vedere come mi piaceva. Grazie a voi della vostra attenzione. Se volete altri consigli, seguiteci, dateci like. Noi siamo Italy Curly. Ciao!